ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, cosa faremo oggi? Apro già la parentesi. Siccome tra qualche giorno è il mio compleanno, ho deciso di diciamo rinnovare un po' il mio look. Vorrei rinnovare il look delle mie baffe e della mia barba. Come vedete, la mia barba qui è bianchissima, cioè sto già invecchiando. Sinceramente, a me la barba bianca la odio, cioè qua colorata e qua barba la odio. Quindi ho detto, dai, per il mio 37esimo compleanno voglio darmi una bella tinta alla barba. Quindi oggi sono andato, stamattina sono andato al Ticolà, negozio tipo con saponi, che vende detersivi, profumi, tinte, eccetera, eccetera, e mi sono comprato questa tinta di René Blanche, cioè René Blanche Moustache e Barba e Baffi. Non l'ho mai provata, in effetti vi farò anche la recensione. Dice che in 5 minuti vi colora la barba, per più applicazioni, quindi la posso utilizzare anche una seconda volta volendo, e il colore che ho preso è il nero, perché la voglio farla totalmente nero. Facciamo anche l'unboxing insieme. Sono curioso di vedere cosa c'è dentro. Allora, c'è dentro, è così la scatola. Abbiamo questo che è crema colorante. Questa è una crema colorante, spero che si riesca a vedere. Poi abbiamo questo pettinino per distribuirci bene nel colore. Poi abbiamo questo che è un sviluppatore. Non so che cosa mi servirà. Sicuramente serve per creare una specie di tinta o su per giù. Poi abbiamo questo coso qua. Penso che sia i guanti, secondo me. Fatemi controllare. Dove sono i guanti? Ah no, i guanti sono qua. Mi sa che questo qui è la mantellina per non sporcarsi. Ovviamente i guanti. Poi abbiamo uno shampoo da barba. Un balsamo da barba. Questa vaschettina. Forse servirà per mescolare i colori. E le istruzioni. E poi finite, sono basta e basta. Allora, vediamo un po' velocemente che cosa bisogna fare. Qua c'è scritto che sarebbe ideale fare il test di sensibilità. Allora, io grazie al cielo, ho una tolleranza abbastanza forte per quanto riguarda le tinte, a parte qua sopra i capelli li ho persi perché mi ossigenavo fin troppo i capelli con l'ammoniaca. Poi questo non ha ammoniaca, vedete, non ha ammoniaca, quindi non dovrebbe darmi allergie. In poche parole, c'è scritto che bisogna indossare i guanti e bisogna mettere una striscia di il crema colorante. Metto qua l'istruzione, se no non riesco a farvi vedere. Una striscia di colorante qui dentro nella vaschetta e una striscia di sviluppatore, stessa quantità, rapporto 1-1. Poi si dovrà mescolare, fare questa poltiglia. Una volta che è a posto, si incomincia a tingersi la barba. E bisogna lasciarla in posa 5 minuti. Ovviamente più di 5 minuti più l'effetto della barba sarà bella scura. Io la voglio bella scura, quindi la terrò molto molto di più di 5 minuti. Poi ovviamente alla fine si dovrà lavare sotto la doccia tutto il colore, sperando di non macchiare niente ovviamente, con lo shampoo e il balsamo che sono dentro nella confezione.
Io sono già pronto, allora, prima di tutto, prima di iniziare a farmi la barba, poi vedete poi ci sarà un taglio in questo video, mi raserò i capelli a zero, perché poi il lavoro con la lametta la finirò sotto la doccia, mi raserò i capelli a zero e mi sistemerò già la barba. Dopodiché, riprenderò quando inizierò a fare tutto il mescolaggio, si può dire mescolaggio, tutta la mistura per poi tingermela sulla barba. E poi farò la doccia e alla fine vedremo il risultato. Comunque adesso io qua vi metto una foto mia con la barba normale e vediamo poi alla fine di fare il confronto tra prima e dopo. Quindi adesso, ragazzi, mi preparo e diamo inizio alla tinta. Allora, come vedete, mi sono già dato la prima rasata dei capelli che poi finirò in doccia qua a mettere la seconda barba. Mi sono già ridotto un po' la barba e fatto le basette, quindi questa è la base. Iniziamo ufficialmente a fare la nostra tinta. Spero che si veda, veramente. Mi metterei anche un po' davanti, però ho paura che non mi si vede. Vabbè. Allora, tiriamo fuori tutto quello che ci serve. Allora, la mantella non mi serve perché ce l'ho già, perché mostro la canotta, quindi userò questa vecchia canotta. Lo shampoo e il balsamo non mi servono perché le userò alla fine. Ovviamente mi servirà il pettinino che c'è qua in dotazione, questo qua. Mi serviranno i guanti, la crema colorante e lo sviluppatore, più la vaschetta. Allora, apriamo le istruzioni e facciamo passo passo. Poi mi porterò qui davanti lo specchio per aiutarmi meglio a distribuirmi meglio questa tinta qua. Allora, voglio sistemare, farlo perché non voglio fare casino. Allora, innanzitutto mi metto sui guanti perché è una paura tremenda. Se riuscissi ad aprirli, ok, ci sono riuscito a aprirli. Allora, qui ho dentro due applicazioni, una la farò adesso, una magari la farò più avanti. Guanti di plasticazza, uno, non li metti su dritti, ok, sembrano un po' i guanti del supermercato. Allora, vediamo un po', indossare i guanti per avere il tubo di base colorante, tracciare la linea sul prodotto della vaschetta. Quindi andiamo a prendere più o meno è così, però più o meno è una dose. Poi, e questo è fatto. Poi versare la stessa quantità di lozione ossidante nell'altra metà della vaschetta. Vuol dire che l'odore è anche molto piacevole. Spero che siccome è un po' liquido, ho paura che non sia giusto. Comunque, faccio vedere. Ci sono due colori. Quindi adesso per ottenere, mescolare bene la parte di plastica, dobbiamo mescolare questa pappetta. Metto così, Scusate, ma sono qua in disabile, sono qui in mutande a farlo perché non mi voglio smerdare. Quindi dobbiamo ben mescolare questa pappetta.
Ma come cacchio fa a farla diventare nera? Che mi sembra bianca. Mal che vada, ragazzi, butto via tutto. L'odore non è male. L'odore non è male. Allora, lavare la faccia solo dopo l'applicazione, applicare rapidamente il prodotto, non applicare però sulle mani, ok. Quindi, ragazzi, adesso, scusa, mi stavo smerdando le istruzioni. Quindi adesso, il mio specchietto, ho preso anche uno specchietto del cavolo, vado a prendere l'altro specchio. Fortuna che c'ho l'altro specchio, ok. L'altro specchio e adesso calma e sangue freddo. Incominciamo a metterci su questa poltiglia. Metto così, ragazzi, perché veramente sono scomodo. Sinceramente adesso fa una puzza tremenda. Evitiamo di mettercelo in bocca. Facciamo i baffi. Scusate, però sto cercando una posizione buona per farmi la tinta. Però adesso l'odore è letteralmente terribile, veramente. È terribile. Qualcuno di voi ha già provato questa tinta? Che me lo faccia sapere nei commenti per vedere se si è trovato bene, se si è trovato male, se si è pentito, o è buona, o fa schifo. Fatemelo sapere. Fatemelo sapere e io prenderò in carico. Spero di non sbagliare, è la prima volta che faccio una tinta alla barba. Una volta ho fatto la tinta ai capelli, dovevo farle biondi, ma ho sbagliato qualcosa e il biondo non mi è uscito, mi è uscito un color rame. Poi mi sono accorto che dovevo fare il colore tono su tono. Ma veramente, raga, se questa tinta è super, me la comprerò. Però figa, vedete, è già diventata nera. Ecco, se mi smerdo qua... Facciamo una cosa, ragazzi, stoppo e poi continuo dopo, ragazzi, va bene? Come vedete io l'ho lavato su tutta, sperando che mi riesca ad andare via sta cosa qua, perché ho una paura tremenda e niente, devo dire che al momento
non sta facendo nessun tipo di reazione, nel senso non sento pizzicore, ne sento niente, quindi mi sembra una tinta abbastanza buona. E niente, io la lascerei su, c'è scritto circa 5 minuti, ma la voglio tenere più per accentuare il colore, quindi la terrò su un 10 un quarto d'ora. Poi andrò sulla doccia, mi toglierò tutto questo, mi sistemerò i capelli e poi vedremo insieme il risultato. Quindi rimanete sintonizzati, il video continua. Raga, ho fatto una cazzata, ho fatto due cazzate a prezzo di uno. Ho messo su troppa tinta e non riesco a togliere qua sotto il colore. So di trovare qualche metodo casalingo per togliere, perché veramente non riesco a toglierla. Però il colore l'ha fatto, si vede, è buona, però sono stato un pirla io perché mi è andato dove non doveva andare. Che bello. Poi qua, non so se si riesce a vedere, forse qui, c'ho rosso perché ho grattato, idem di qua, e ho paura anche sotto. Quindi ci vedremo alla fine totale di questo video per vedere i risultati e il disastro che ho fatto. Mamma mia, 37 anni, la cazzata l'ho ragazzi, fatta. Ho esagerato con la tinta. Qua, vedete, pirla io, ho grattato per toglierla. Mi fa male cane. Adesso c'ho qua un campione di crema per la pelle, la metto su, però devo trovare il modo per toglierla qua sotto e un tantino qua. Comunque, se vedete, qua è tutta rossa, qua tutta rossa. Ecco, quindi epic fail. Quindi se fate la tinta non usate cose abrasive, perché sennò vi rovinate la pelle. Ci vediamo appena ho trovato una soluzione per togliere tutta la barba, tutta la tinta dalla barba. Mamma mia, se sapevo che era così non la facevo neanche. Vabbè, pazienza. Allora ragazzuoli, ho provato di tutto e di più per togliere ste macchie di tinta, ma non ci sono riuscito. Per fortuna che c'è internet, che ho guardato, e dopo aver provato aceto che non funziona, acetone che non funziona, succo di limone che non funziona, sgrassatore che non funziona, ho trovato una soluzione molto economica su come togliere le macchie. Allora, innanzitutto vi serve del bicarbonato e del detersivo per i piatti. Dovete fare un pastone con il rapporto 1-1. Un cucchiaio di bicarbonato, io ne ho fatti due, quindi due cucchiai di bicarbonato e due cucchiai di detersivo per i piatti, e fate su questa specie di pappetta. Vedete, l'ho già fatta qua. Ma potete farla sciogliere, ragazzi. Prossima volta sto più attento, eh. Qua, se vedete delle cose bianche, non vi allarmate, ma ho su della crema perché veramente l'ho irritata tantissimo. Allora, ho già fatto delle prove, veramente mi stavo cagando in mano. Quindi, mettiamo un po' di ordine. È facile perché funziona. Prendete un dischetto, ci mettete su un po' di questa pasta, diciamo, poi andate sulla parte che è a trattare, c'è l'acqua qua dietro la vasetta, e cominciate a sfregare delicatamente, ragazzi, facendo possibilmente dei circoli. Dei circoli piano piano, e vedrete che, dovete insistere un po', dovete stare qua circa un 10-15 minuti, quindi è una cosa abbastanza lunga, e vedrete che andrà via tutta la tinta. Un altro trucco che mi è stato dato da Tatu, ciao Tatu, è la cenere di sigaretta, solo che in famiglia qua non fumiamo, quindi dove vado a riparare la cenere? Quindi questo mi sembra la soluzione più facile. Io avevo paura di non avere neanche dentro il bicarbonato in casa, quindi io direi, beh, qua
Vediamo se riesco a farvi vedere. Qua c'era questo è un neo, qua io avevo tutta la tinta, è andata via, cioè sono soddisfatissimo. Mi metto qua, guardate, mi metto qua, almeno vi vedete bene. Sono soddisfatissimo, quindi vi chiamo, grazie per avermi aiutato. Quindi adesso io con calma e sangue freddo, con calma e sangue freddo, finisco di pulirmi e poi vi faccio vedere il risultato, anche se il risultato è qui evidente sotto i vostri occhi. Quindi ci vediamo appena ho finito. Ciao! Ed eccomi qua, dopo circa mezz'ora di grattamento ci siamo riusciti. Il risultato della barba è questo, a parte che vedete qua, si nota benissimo, ho tutto il collo rosso, per non parlare qui delle guance, perché purtroppo non sono una schiappa a fare le tinte, quindi mi sono autolesionato. Quindi mi raccomando ragazzi, se fate queste tinte fatevi aiutare da qualcuno, non fate il mio stesso errore, non fatele da sole, perché veramente vi rovinate la pelle. E questo è il risultato. Adesso, dopo la soluzione che vi ho dato, che è, lo ripeto, una parte di bicarbonato più una parte di detersivo per i piatti, emulsionato e massaggiandolo per un bel po', oppure usando la cenere di sigaretta, vi si pulisce tutto. Adesso la mia pelle dovrà guarire, purtroppo. La tinta durerà circa 2 settimane, quindi poi rifarò ancora la tinta, però stavolta mi farò dare una mano da mia madre. Mi metterò su della polvere di zinco, anzi no, che polvere di zinco, la crema allo zinco, questa qua, per i bambini, per il curatore dei bambini, per lenire un po' i bruciore. Però io spero che funzioni. Comunque come tinta è buona, ve la consiglio, io l'ho pagata 5,88 euro all'antichità. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo, ve lo ripeto un'altra volta, quando fate le tinte fatevi sempre aiutare, non fatele da soli, perché sennò vi riducete come me, va bene? Vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!